La Volley Soverato che piace ai tifosi, quelli che le hanno abbracciato le giocatrici a fine partita, nel volto di Federica Ferrario. Oggi non è caduto nulla per terra, avete fatto un partitone e il libero si è sentito. Sì, sono contenta del risultato, siamo partite molto bene con la battuta e la difesa, l'avamo composte, ordinate, peccato per il set che abbiamo perso, però sono contenta del risultato e di come abbiamo reagito. Nel set perso avete un po' spento la luce, però poi avete acceso un faro. Sì, diciamo che la stanchezza si è fatta sentire parecchio per tutte le partite che ci portiamo dietro, però siamo state brave a recuperare e a stare lucide. E adesso inizia un tour de force, praticamente non vi allenerete mai, giocherete sempre. Praticamente sì, abbiamo mercoledì Pinerolo, sabato Mondovì e di nuovo mercoledì Albese. Sarà una lunga trasferta, ma speriamo di uscirne come si deve. E allora il sorriso di Federica Ferrario è il sorriso di una squadra forte e vincente. Grazie. Grazie, ciao. Ranieri International Volley Soverato, Club Italia CRAI, 3-1, i parziali 25 a 21, 25 a 22, 19 a 25, 25 a 16. Permettetemi una grande emozione a stare accanto a coach Mencarelli, che ci ha fatto sognare negli anni anche con la nazionale maggiore. Complimenti, perché il Club Italia CRAI, con la più anziana del 2002, da spettacolo, pur perdendo, però forse oggi il Soverato voleva qualcosa in più. Sì, indubbiamente. Oggi la squadra di Soverato ha dimostrato di voler i tre punti ad ogni costo, perché abbiamo trovato una squadra completamente diversa da quella che abbiamo trovato nella partita di andata, e hanno preparato molto bene la partita e ci hanno creato tutte le difficoltà possibili che noi abbiamo, palesi evidentemente, no? Perché la nostra inesperienza evidentemente ci porta a essere un po' in difficoltà su certe situazioni. L'unico neo della gara del Club Italia è stato un pochino bassi in attacco, perché di solito è uno dei nostri, diciamo, punti di forza, quindi siamo un pochettino stati deboli lì e quello ha impedito di tenere la partita alla pari per magari giocarsela poi nei finali di set. Questo non ci siamo riusciti, ma complimenti a Soverato, perché secondo me hanno giocato un'ottima gara, rischiando dove dovevano rischiare, dove potevano rischiare, in maniera estremamente intelligente, quindi noi di fronte a prestazioni così andiamo in grossa difficoltà. E allora noi l'unica cosa che chiediamo a coach Mencarelli: quanto è bello avere la possibilità di insegnare volley, l'abbiamo apprezzata anche durante i time out, dove si vedeva che era un maestro prima ancora che un coach. Dico solo che la scelta di lasciare la Serie A e tornare a fare questo lavoro e assumere questo incarico che la federazione mi ha chiesto di assolvere è stata una scelta assolutamente ponderata, ma una scelta mia che ovviamente mi ha portato a scegliere dove io riesco magari a fare qualcosa di veramente, veramente importante, e mi sento molto importante e gratificato da questo incarico. Di conseguenza la semplice scelta dice quanto può appassionare l'insegnamento e vedere crescere queste ragazze, magari di qui a qualche anno vederle anche nella nostra nazionale maggiore come parecchie di quelli che ci sono in questo momento. Sono queste le occasioni in cui mi accorgo di quanto sia alto coach Diego Boschini. Una vittoria importante, una vittoria voluta, dove si è vista la mano di chi dirige dalla panchina. Assolutamente, sono pienamente d'accordo con l'analisi appena fatta. Una partita decisamente di livello, perché di là la squadra federale, comunque anche l'Italia, ha delle giocatrici veramente veramente difficili, sia da tenere a muro che da difendere, quindi è stata una partita che abbiamo giocato ad un livello veramente alto. Mettendole in difficoltà con il servizio siamo riusciti a impostare bene il nostro gioco, e per questo diciamo che la partita è andata un po' sui binari che volevamo. Sulla preparazione alla partita è stata un'ottima preparazione. Bruno anche in panchina gliel'ho già detto, ha fatto una preparazione alla partita da 10 lode. 10 lode perché abbiamo impostato le ragazze per vincere questa partita, e le ragazze, eseguendo quello che gli è stato chiesto, quindi brave anche le ragazze che poi lo hanno eseguito, siamo riusciti a portare a casa il risultato. Molto importante il risultato, perché
ci permette con una diretta contendente all'accesso ai playoff di staccarla e diciamo metterci in una situazione un po' più tranquilla rispetto al periodo che andremo ad affrontare, che sarà uno dei più tosti da quando io sono qua a Soverato. E appunto questo volevo chiedere, questi 10-15 giorni dove si giocherà sempre, come li avete preparati? Come li abbiamo preparati? Bella domanda. No, allora noi abbiamo fatto sicuramente rientro dalla positività del Covid un lavoro molto attento e scrupoloso con Andrea Rotella sulla preparazione atletica, quindi speriamo che questo lavoro fatto in precedenza adesso ne potremo trarre dei frutti. Certo, giocare 3-4 partite, perché si tratta di 4 partite nel giro di 12 giorni, sempre in trasferta. Sempre in trasferta, una in casa, la quarta in casa, non è facile giocarle a questo livello che avete visto questa sera tutte le partite. Ci aspetteremo sicuramente un po' di alti e bassi, però dovremo gestirle, le ragazze dovranno gestirle e vediamo insomma quello che succederà nelle prossime settimane. Un'ultima domanda, perché noi siamo sempre a caccia di scoop, di solito coach Napolitano è anche un ottimo chef, sì? Quale sarà il piatto che preparerà dopo questa vittoria? Ma guarda, allora sul cavallo di battaglia la carbonara, quindi speriamo la carbonara, no? E allora carbonara per tutti, complimenti ancora. Grazie mille, arrivederci a tutti.